Saluto da parte di Salvatore Lonoce, che questa sera qui è venuto al ristorante Il Pachino per assistere a una manifestazione, ma soprattutto per farvi conoscere quando le sinergie degli apriliani si uniscono, cosa possono dare origini. Noi questa sera vi parleremo dell'associazione Siamo Apriglia con il presidente Carmelo Antonio Terza, che gli diamo la possibilità di salutarvi. Buonasera a tutti. E il presidente, il vicepresidente vicario, appunto, il signor Pelleggia, titolare del Enotriatellus, che voi tutti già conoscete essere appunto questa enoteca valente, specializzata, rinomata soprattutto per tutti i vini che possono dare la possibilità di affrontare tutti i piatti tipici del territorio e non solo. Anche perché l'idea che si porta avanti in enoteca è quella di valorizzare il prodotto e non l'etichetta, e quindi dare la possibilità a tutti di bere bene, ma con un budget, diciamo, non troppo impegnativo, e quindi di bere bene e l'ha portato a quello che può essere sia il gusto delle pietanze che uno porta a tavola, dietro consiglio nostro, che siamo dei tecnici del settore e quindi possiamo consigliare anche l'abbinamento cibo-vino. Ed è proprio questa la caratteristica fondamentale di questa serata, perché non a caso questa serata è a conclusione appunto di un corso di degustatore di vino. Sì, è stato un corso un po' complesso, perché oltre al vino abbiamo considerato anche il miele, il formaggio e il cioccolato. È stato tenuto da un panel leader che è il dottor Melchiorre, direttamente dall'Abruzzo. E quindi infatti questa è stata l'ultima serata dove abbiamo parlato dei formaggi, con l'abbinamento formaggio, miele e composte. Benissimo, ma noi a questo punto vorremmo entrare nel merito della questione con il presidente dell'associazione Siamo Apriglia. Carissimo Carmelo, presidente dell'associazione Siamo Apriglia, qual è lo scopo fondamentale di questa costituzione dell'associazione? Ma l'associazione è già nata quasi un paio d'anni fa, non è una questione di oggi. Il problema è che non è facile far decollare bene un'associazione che soprattutto si occupa del sociale. Il Siamo Apriglia, questo gioco di parole tra siamo e amiamo Apriglia, è rivolto prevalentemente alla società civile e ai giovani. Io nell'amico Massimo Pelleggia, che siamo amici ormai da molti anni, e peraltro lo ringrazio perché se qualcosa in più dei vini so è grazie a lui. Ha delle grosse maestranze riconosciute, portate nella nostra città, anche perché lui ha avuto il coraggio e la cultura, che se non voglia dire, di portare una logica del vino inversamente proporzionale a quella tradizionale, nel senso che molto spesso i non cultori del vino o i medi cultori acquistano spesso l'etichetta e un po' meno il contenuto, perché l'etichetta in questo momento della società moderna come oggi, dove l'etichetta è la base di tutto, dà la sua valenza. E invece il dottor Pelleggia è riuscito invece a insegnare la cultura del vino indipendentemente dall'etichetta. Allora più delle volte quando lo andavo a trovare magari mi faceva assaggiare un goccetto piuttosto che un altro, io dico ma questa è questa marca o quest'altra, invece puntualmente non indovinavo mai, e quindi tiravo fuori dal cilindro delle nuove cantine con dei risultati eccellenti, io lo ringrazio. Questa nostra amicizia e questa compatibilità ha fatto sì quello che è l'evento di questa sera, una fusione tra due persone che intellettualmente si rispettano, umanamente anche, e questa fusione che è il Siamo Apriglia più Gusto Enotraselus, che è diventata una fusione, è proprio un'ideologia a tutti gli effetti, dove adesso magari il dottor Pelleggia ci spiegherà anche parte di questa iniziativa, che spetta a lui l'onere chiaramente. Benissimo, come al solito il caro amico Carmelo cerca sempre di dare i meriti a chi opera sul territorio. In questo caso non possiamo non far parlare appunto l'amico Pelleggia su quello che è più Gusto, sugli obiettivi che vuole raggiungere appunto questa iniziativa. Allora,
riconosciuto da Carmelo un'alta moralità e quindi ho sposato l'idea di fare qualcosa che non sia strettamente commerciale ma che abbia anche un risvolto sociale. Con le nostre conoscenze e quello che noi siamo abituati anche a organizzare eventi, lo scopo è quello là di organizzare questi eventi che vanno dalle gite a tema piuttosto che a cene a tema o corsi di degustazione che, come dicevo prima, che non riguarda solo il vino ma anche altre bontà culinarie, per far sì da reperire una parte di fondi che possono essere necessari poi per poter fare quelli che sono gli interventi che Carmelo III vuole fare sul territorio. Chiaramente noi ci stiamo rivolgendo a tutte quelle persone che stanno comodamente seduti a casa, che magari gli abbiamo anche suscitato un po' di curiosità. Come possono fare per mettersi in contatto con questa vostra iniziativa? Allora, o recandosi direttamente in enoteca, che è a Via Verdi, ad Aprilia, oppure anche consultando semplicemente il sito che è notriapellus.it, dove praticamente è un sito molto ricco che va da quello che sono i prodotti che noi trattiamo, ma soprattutto tutte quelle che sono le iniziative che noi portiamo avanti. Quindi ogni volta che si apre l'iscrizione a un corso e la gente vuole partecipare, praticamente può farlo semplicemente cliccando sul nostro sito, fare una preiscrizione che non è vincolante, ma che permette a noi di raggiungere quel numero minimo di persone per poter far partire un corso. Dopodiché quello che è il nostro corso non è diciamo fare il corso per diventare il sommelier di domani, ma è semplicemente dare quel spessore culturale a perché purtroppo specie sul vino c'è molta ignoranza e quindi questo porterebbe poi a comprare male i vini da bere e nello stesso tempo non avere quella cultura di un prodotto millenario che rappresenta una parte importante del nostro PIL. Consideri che quella che è la produzione in Italia del vino, parliamo di 45 milioni di ettolitri, quindi un quantitativo enorme che coinvolge un numero elevato di operatori e che purtroppo è stato visto e diciamo associato a un discorso di bevanda alcolica, mentre invece noi vogliamo trasmettere il bere consapevole, che non significa farsi l'ubriacata, ma semplicemente, questo sempre rivolto ai giovani, trovare quel gusto che già trovava i nostri nonni e che giustamente valorizza ogni diciamo tutto quello che è la cucina chiamiamola mediterranea e che nello stesso tempo abbiamo una cucina molto ricca, ma senza il vino non può essere valorizzato. E a questo punto, caro Carmelo, è chiaro che con un buon bicchiere di vino la convivialità, la conoscenza tra chi ancora non si conosce diventa più, diciamo, accessibile. Ma io dico una cosa, nella società moderna oramai il binomio cultura e vino è nel vivere quotidiano. Io spesso quando mi trovo per lavoro in molti ristoranti vedo dei ragazzi, magari accompagnata dalla moglie o dalla propria fidanzata, che ci tengono a sorseggiare il vino, a dire sai questo è fatto in questo modo o altro. Quindi dico che questo è un binomio molto importante. E ringrazio il dottor Perrecchia per un motivo. Noi la prima azione sociale l'abbiamo già fatta. Quello che parlare di vino, quindi di alcolici e magari anche di grappe, rum, quindi anche di superalcolici con i giovani significa anche insegnare.